Cosa succede se per andare alle Maldive fai scalo per una notte ad Abu Dhabi e per facilitarti la vita decidi di dormire comodamente nell'hotel all'interno dell'aeroporto? Poi scopri, solo dopo aver prenotato, che quando atterrerai verrà aperto il Terminal A, uno degli aeroporti più grandi del mondo, e l'hotel nel quale avevi deciso di dormire si troverà improvvisamente all'interno di un aeroporto dismesso. E poi ho imparato a tare galla. Ma ti manca la Grecia? Bene, buongiorno. Questa mattina ci siamo svegliati ad Abu Dhabi in un hotel all'interno di un aeroporto abbandonato. E questa sera dormiremo finalmente a Malé, alle Maldive. Ma a Matteo manca la Grecia. Bene, direi che è tutto normale. E quella struttura che vedi laggiù in mezzo al nulla a forma di onda è il nuovissimo mega super giga aeroporto di Abu Dhabi, il famoso Terminal A. Quanti carrelli e tutti gratuiti. C'è perché così voglio. Avete visto l'acquario finto? Voglio toccare l'acqua. Ho scelto questa musica per farti entrare nell'atmosfera di questo luogo. Non è un aeroporto, ma un relax porto. Com'era gentile. Come a Catania proprio. Vabbè, a Catania erano in difficoltà. Grosse difficoltà, ma anche quello del check-in che non era ancora in difficoltà quando sono arrivata io era già sì, ma è proprio, ma lo penso, è proprio un modello, è un modello diverso. Il personale di questo relax porto è attento, rilassato e gentile. Ti fa venire voglia di perdere l'aereo per stare ancora un po' con loro. Pensa che siamo arrivati al controllo bagagli e un ragazzo si è materializzato davanti a noi, ha ritirato il nostro carrello e ha detto che ci avrebbe pensato lui, senza volere nulla in cambio. Secondo te che cos'è questo? Penso che siano delle frittelle di qualcosa. Arancini. Abbiamo fatto il controllo bagagli con due bambini senza smontare le nostre valigie. Massima efficienza e gentilezza. Ma devo raccontarti questa. Al momento di inserire i nostri bagagli all'interno dello scanner, il macchinario si è fermato. Immediatamente è arrivato un signore distinto in giacca e cravatta che sembrava Will Smith. Si è scusato con noi. Lo abbiamo guardato sbalorditi pensando, ma sei mai stato all'aeroporto di Catania? In ogni caso, poi Will Smith ha chiesto al responsabile del controllo bagagli quanto tempo ci sarebbe voluto per risolvere il problema. E il tipo ha detto circa 2 minuti. Will Smith ci ha immediatamente dirottato su un altro nastro. Il nostro controllo è durato non più di 2 minuti e nel mentre il precedente nastro trasportatore era già ripartito. Non ti perdere. Ma torniamo a noi. Qui siamo all'interno della lounge di Abu Dhabi. Inutile dirti che anche questa è enorme. Tutto ciò che hai visto è compreso nel costo d'ingresso. Qui dentro c'è di tutto, oltre al buon cibo locale e internazionale. E forse era compreso anche un massaggio, ma non ne siamo sicurissimi. Ma se il massaggio era compreso? Tu hai pensato solo al cibo. Io sono stata senza, dovevo tornare indietro. A09. Il mondo del cibo mi sembra un po' esagerato, forse no. Oh, che evoluzione! Sì. Il carrello dopo il controllo bagagli, che benessere! Che benessere! Stiamo andando al nostro aereo e ti ho già detto che questo aeroporto sì, è enorme. Sono giorni ormai che siamo in questo aeroporto. Però vediamo la 4, la 5, noi dobbiamo ovviamente arrivare all'ultimo, la 9. E niente, la 9 si gira a destra e si va verso Dubai, poi a sinistra, la rotonda, ce la facciamo. Gira la seconda uscita e sarai arrivato. La tua destinazione si troverà sulla sinistra. Se ti dico che non ci passi.
E visto che ci siamo, prima di salire sull'aereo ti racconto anche questa. Matteo ed io siamo andati in bagno e appena siamo entrati un addetto ci ha dato il benvenuto e appena siamo usciti ha disinfettato tutto. Ce l'abbiamo fatta! Qui non si sono preoccupati minimamente del nostro piccolo bagaglio un po' più grosso. Vedi quella laggiù? Lì, alla fine del ponte, quel lungo ponte. È proprio Malé, la capitale delle Maldive. Una caotica città composta da alti palazzi e strade asfaltate. Pensa che quel lungo ponte di oltre 2 chilometri che unisce l'aeroporto alla città è stato costruito grazie ai prestiti cinesi. Ed io che immaginavo di atterrare su un'isola incontaminata fatta di sabbia corallina con qualche capanna sulla spiaggia. E dopo diversi scali e qualche disavventura siamo finalmente alle Maldive. Questo aeroporto è piccolissimo, si passa subito al controllo dei passaporti. Tutti i viaggiatori sono tenuti a compilare il visto turistico obbligatorio che si fa online e si chiama IMUGA, link in descrizione. Ok, taxi a sinistra. Appena usciti dall'aeroporto si è subito sul mare, stupendo, fa caldo e si sta benissimo. Da qui partono le imbarcazioni per i vari resort e c'è una lunga fila di taxi. Il taxi lo puoi pagare in euro e in dollari, meglio se hai dei dollari. La guida ovviamente a destra, essendo state le Maldive una colonia inglese. Il 16 dicembre del 1887 il sultano delle Maldive firmò un contratto con il governatore britannico che trasformava le Maldive in un protettorato britannico. Solo il 26 luglio del 1965 le Maldive divennero uno stato indipendente e 3 anni più tardi fu istituita la Repubblica. Con 15 dollari di taxi siamo arrivati, ci troviamo al nord di Malé, in un'isola di nome Umalek, Umalekale, qualcosa del genere, costruita appositamente per la mancanza di spazio. Ecco la casetta per questa notte. Qui c'è il bagno. Asciugamani. Beh, scusami, tutta questa roba per poi andare via in fretta e furia domani mattina. Un'ultima cosa da sapere è che se raggiungi le Maldive con un volo low cost, insomma, spendendo poco, sarai quasi sicuramente costretto a dormire una notte a Malé e il giorno seguente potrai prendere una speedy boat verso il tuo atollo. Ma ovviamente la speedy boat parte da Malé città giù al sud e noi l'abbiamo scoperto solo questa sera. E domani nel successivo video vedrai che traffico. Direi che questa giornata si può concludere qui. Domani mattina, a parte capire cosa ci fa uno su un'isoletta con una macchina del genere, ma in ogni caso domani l'alba direttamente dalla stanza. Inizia questa avventura alle Maldive.